Che cosa c'è da ridere? Ti dispiace se prendo la crosta? E siamo ad Alicudi già da diversi giorni. È veramente un'isola diversa dalle altre, dove finalmente riusciamo a concentrarci. Qui c'è molta calma. Una calma terribile. State lavorando? Sì, io ora sto scrivendo il mio diario, però insomma in questi giorni... Io sto scrivendo una lettera al Papa, perché ha scomunicato le telenovelas. Dice che sono un pericolo per l'unità della famiglia. Ve la leggo. Caro Santo Padre, mi perdoni, ma lei sta sbagliando. Le nostre famiglie sono sempre più chiuse nel loro egoismo, ma grazie alle telenovelas noi esprimiamo curiosità e interesse per altre famiglie lontane, di cui condividiamo i guai, i drammi, i problemi, le gioie. Ines, una segretaria, ore 10:30. Sentieri, 12:50. Quando si ama, 14. Maria, 14:25. Santa Barbara, stessa ora ma su un altro canale. Celeste, 16:25. Beautiful. 19:15. È un po' di giorni che non vedo la televisione, ma non ne sento la mancanza. Comunque, in quest'isola... In quest'isola? Non c'è elettricità. E allora? Non ci sono televisori ad Alicudi. Televisione! Ascensore! Acqua calda! Aspettatemi! Televisione! Ma come fate a vivere senza televisione? Ferma! Fermi! Hans Magnus Senzensberger mi fa pena quando dice che la televisione trasmette il nulla! Ferma! Hai torto marcio! Non è vero che la televisione è un mostro che corrompe i bambini! Anzi, i bambini non si rincretiniscono davanti alla televisione, ma sognano!